troviamo a Mombello per parlarvi di Villa Crivelli, quella che fu anche la dimora di Napoleone Bonaparte e di Ferdinando IV di Borbone. Oggi è conosciuta come l'ex manicomio di Mombello, meta di tanti urban explorers, tanti curiosi, tanti fotografi dell'abbandono. Ma un tempo fu una villa signorile molto importante, costruita come dimora fortificata nel XIV secolo dai Pusterla, forse sui resti di un'edificazione più antica. Il suo assetto cambiò molte volte, in seguito ai numerosi rimaneggiamenti, tra cui quelli voluti nel XVI secolo dagli Arconati e da Anna Visconti. Già all'inizio del 1700 era una splendida villa, circondata da uno dei giardini botanici più grandi d'Europa, decorato da numerose fontane, volute dal conte Crivelli. Una volta abbandonata, iniziò il degrado, che durò fino al 1865, quando la provincia di Milano la acquistò per adibirla ad ospedale per la cura delle malattie psichiatriche. All'introduzione della legge Basaglia, cambierà nuovamente il suo utilizzo e oggi ospita l'Istituto Tecnico Statale Luigi Castiglioni. Caratteristica di questa villa è l'ampio parco, di quasi 600.000 metri quadri, sotto il quale si snodano chilometri di gallerie. Tra queste si celerebbe anche il passaggio segreto, voluto, secondo le leggende, da Napoleone Bonaparte. Tra i sotterranei di questa villa ci sarebbe anche un pozzo, protagonista di macabre leggende. Profondo una trentina di metri, ha alimentato la fantasia di alcune persone, che sosterrebbero che sia stato utilizzato per occultare i corpi dei malati di mente scomodi o addirittura vittime di misteriosi esperimenti e di abusi. I corpi sarebbero poi stati occultati in una gettata di calci viva. Sul fondo del pozzo sono presenti molti detriti, che andrebbero rimossi per favorirne la comprensione. Il periodo di utilizzo dello stabilimento come ospedale psichiatrico è caratterizzato anche da un insolito evento. Il 26 agosto del 1942 sarebbe morto tra le sue mura Benito Albino Bernardi, primogenito di Benito Mussolini, il duce. Il bambino eredita dalla madre alcune turbe psichiche, è esile, quasi totalmente cieco da un occhio e con una gamba paralizzata. Dopo aver studiato presso la scuola navale di La Spezia, manifesta segni di squilibrio mentale e viene rinchiuso proprio qui, nell'ospedale psichiatrico di Mombello, dove morirà qualche anno dopo. Ma l'aspetto più affascinante di questo luogo resta il complesso dedalo di cunicoli che corre sotto al parco. Sono gallerie di sottoservizi, contenenti le tubature necessarie per garantire il funzionamento dei diversi padiglioni in superficie. Da queste gallerie si può accedere anche alla Cappella Gentilizia di San Francesco, realizzata nel 1754 da Francesco Croce, e caratterizzata dal fatto che proprio qui si sposeranno Paolina ed Elisa, sorelle di Napoleone. Gallerie dall'andamento labirintico permettono di raggiungere anche questa apertura, un tempo protetta da un piccolo sportello in metallo. Al suo interno vi era un doppio fondo, che serviva per conferirgli l'aspetto di un vano di servizio. Questo passaggio
consente l'accesso alla galleria nascosta. Forse il famoso passaggio segreto voluto da Napoleone Bonaparte è ancora oggi ricordato dalle numerose leggende. La galleria presenta un rivestimento in laterizio di rinforzo solo dopo una trentina di metri dall'ingresso e si interrompe poco dopo contro una tamponatura che ne impedisce la prosecuzione. Qui inizia questa parte rivestita in mattoni che contiene un po' la spinta della terra che sta sopra. Andiamo avanti ancora un po'. Nei sotterranei della villa si trova anche una grande ghiacciaia di forma tronco-conica capovolta, caratterizzata da una scalinata che corre lungo la parete che permette di arrivare al fondo. Diverse altre opere sotterranee di tipo idraulico, e utilizzate per il trasporto e lo smaltimento delle acque, si snodano sotto la villa, alimentando nuove ipotesi, nuove fantasie e nuove leggende.